sono Edoardo Jordan, sciabolatore e spadista. È cominciato da poco e comincio a ottenere qualche risultato. L'ultimo mondiale abbiamo fatto la medaglia d'oro a sciabola a squadre. Abbiamo conquistato questo oro che mancava da tantissimi anni. Matteo Vetti, fiorettista e spadista della Nazionale Paralimpica dalla Paralimpiade di Pechino. Una bella emozione, insomma, già mi è capitato di incontrare Napolitano, insomma è stata anche lì una bella emozione, speriamo adesso, insomma, sono sicuro che sarà lo stesso. Sì, sono emozionato, vediamo che ci saranno altri appuntamenti del genere, perché significa che stiamo lavorando bene. Abbiamo fatto tutti un ottimo mondiale, siamo tornati con 5 medaglie d'oro, 11 medaglie, insomma non si era mai visto una spedizione così vincente. Ma tu te l'aspettavi di andare a giocare addirittura ai mondiali? Sinceramente no, perché poi io ho subito l'amputazione della gamba 4 anni fa, quindi è proprio una cosa fresca. Io pensavo che, ecco, dicono che nei primi 4-5 anni tu ti riadatti alla nuova vita. Io nei primi 4 anni sto in cima al mondo, quindi è fantastico. Ciao, William Russo, 40 anni, vengo da Palermo. Ho fatto bronzo in violetto a Roma, quindi sono contento. E oggi incontri Mattarella, che è siciliano anche lui, no? Sì, è di Palermo anche lui, quindi per me è un onore, perché giustamente da parte del Mitano avere un capo di Stato è una grande cosa. Sono Scima Marco, specialità fioretto, sono 10 anni adesso che faccio schermo, quindi ne so, penso di saperne un pochettino, però in questo sport non si smette mai di imparare. Sei emozionato? Tanto. Se avessi l'opportunità di dire qualcosa al presidente Mattarella, cosa gli diresti? Di dare più intenzioni a noi a livello paralimpico, perché visto come è andato nel calcio e visto quello che abbiamo fatto noi negli ultimi mondiali, sarebbe darci un po' più spazio. Direi che si sta facendo tanto, il movimento si sta allargando sempre di più e adesso che sta diventando una realtà, di non lasciarci a questo punto. Bisogna fare, c'è tanto da fare e speriamo che il presidente possa fare bene per questo movimento. È sempre bello venire qua, è sempre, alla fine è un bellissimo posto e tra poco sarò anche quasi romana, verrò a vivere qua, quindi mi sentirò ancora più a casa. È sempre bello vedere il signor Sergioni, però sì, la cosa più bella secondo me di questa volta qua è il fatto che siamo tutta la squadra, siamo tutta la nazionale. Lui sta facendo già un sacco di bellissime cose, non so quante altre nazionali siano andate a trovarlo dopo il mondiale e tutto quanto. Lui sappiamo che vuole anche venire a vederci, quindi siamo ancora più felici, ci fa ancora più piacere questa cosa qua. Se potessi parlargli, gli direi grazie semplicemente. Queste sono le foto del Vizzi, che è il nostro fotografo che immortala emozioni sempre. Questo è tutto il 2017? Tutto il mondiale che abbiamo fatto così a novembre di quest'anno. Benvenuti al Quirinale. Per me è davvero un grande piacere incontrarvi. Il movimento paralimpico è diventato adulto. Complimenti e grazie per il prestigio che avete recato al nostro paese. Ma è tranquillissimo, è veramente simpatico. E la cosa che mi sconvolge di più è che lui riesce a sorridere mentre parla. Io penso sia una cosa bellissima, cioè ti incanti un po', no? Sì, certo. Dobbiamo fare la prima è di bella questa, è tranquillissimo. Prima di diventare presidente puoi imparare a sorridere mentre parlo anch'io, mi farò fare un corso da lui. Bene, molto bene. Emozionante, devo dire. Però bene. Ti ha fatto la domanda poi a te, giusto? Sì, mi ha chiesto quale delle due quale specialità facevo. Io in quel momento non me lo ricordavo, quindi ho detto niente, ho seguito Marta Piano. Com'è andata? Vabbè, bene, emozionante. Sì, è sicuramente un'emozione unica, perché significa che sto facendo bene nella mia vita, perché sennò non si arriva qui dentro al Quirinale. Comincio a far parte di questa famiglia anch'io, mi sento parte di questa famiglia, diciamo. Quindi bisogna continuare così. Bisogna continuare così e fare di meglio per arrivare tutti gli anni al Quirinale a salutare il Presidente.